conferenza dal titolo Cercavamo la pace, mobilitazione civica e politica internazionale, organizzata dall'Osservatorio Balcani Caucaso, dal Centro Europeo Jean Monnet dell'Università di Trento e dal Centro per la Formazione e la Solidarietà Internazionale. Questo pomeriggio discutiamo tutti insieme dell'attivismo civico nell'area internazionale, un ambito tradizionalmente riservato alla diplomazia. E lo facciamo presentando una ricerca multidisciplinare che è stata resa possibile da un finanziamento della Fondazione Calitro e della Provincia Autonoma di Trento e che è frutto di un grande partenariato che si è impegnato alla riscoperta di un capitolo importante della storia europea recente, tanto significativo quanto trascurato dalla letteratura scientifica. E ci ha visto in questa ricerca impegnati non soltanto l'Osservatorio Balcani Caucaso e i suoi ricercatori, ma due sociologi dell'Università di Genova che avrò il piacere di presentarvi dopo, la Fondazione Museo Storico del Trentino, il Museo Storico Italiano della Guerra, l'Istituto Pace, Sviluppo e Innovazione ACLI, l'Associazione Ariele Azzavidovici di Brescia e il Comitato Padova con i Balcani. Che ringrazio tutti per essere anche venuti in questa occasione. Siamo nell'anno del centenario della Prima Guerra Mondiale e vogliamo proporre una riflessione sulla guerra che parte da un'esperienza di intervento civile nella politica internazionale che intendeva contrastare uno dei conflitti recenti che ha stravolto l'Europa e che ha coinvolto trasversalmente in modo duraturo anche il settore della nostra società civile. Furono almeno 20.000 le persone che andavano fisicamente negli anni 90 nei Balcani durante i conflitti e ci furono attive almeno 1.200 associazioni, gruppi, scuole, parrocchie, comitati, non meno di 1.000 enti locali e altre migliaia di persone che organizzarono attività di solidarietà locale. E ci furono anche 15 vittime tra volontari e giornalisti italiani in tutto il decennio delle guerre. La ricerca che abbiamo svolto su questo capitolo di storia e con un'analisi sia storica che sociologica ci ha riportato ad un clima che, nonostante la tragedia della guerra degli anni 90, delle guerre degli anni 90, era anche un clima di entusiasmo sulle potenzialità che la società civile poteva avere nella politica internazionale, sulla possibilità di contrastare la guerra, di mettere in pratica la solidarietà e soprattutto di contrastare l'impotenza della diplomazia per come veniva vista. E allora la società civile italiana si sentiva soggetto capace di denunciare in azione politica, ma anche di agire direttamente, di portare aiuto concreto, di dire la propria su come intervenire in un conflitto. Si sentiva capace di sensibilizzare, ma anche di farsi fonte di conoscenza e di informazioni alternative a quelle che erano disponibili. Sono trascorsi più di 20 anni dall'inizio della mobilitazione che abbiamo studiato, un lasso di tempo significativo che ci ha consentito quindi una distanza emotiva sufficiente dall'oggetto di studio e quindi uno sforzo di analisi critica di quello che avvenne. E d'altro canto il contesto internazionale rispetto ad allora è profondamente mutato, ampliando la distanza temporale reale. E se dal punto di vista analitico questa distanza è un vantaggio, dal punto di vista culturale forse la diversità rispetto ad allora ha elementi preoccupanti. Per molti versi oggi viviamo un'epoca di piegamento della crisi e finiamo per parlare di più di terrorismo in ambito transnazionale che di solidarietà. Ma non fu l'esperienza degli anni 90 a portarci a questa situazione, al contrario, come vedremo e sentiremo più tardi, le memorie dei protagonisti ci riportano semmai un ricordo quasi epico degli eventi di allora. Dopo la mobilitazione per i Balcani nasceva il movimento contro la globalizzazione e almeno fino a metà anni 2000 dominava un'idea di democratizzazione della politica internazionale di volontari proveniti dagli diritti umani, proliferavano corsi universitari. Il tema era sicuramente molto più copia di quello che è oggi. E semmai, se non fu la mobilitazione a creare questa delusione, è probabile che che ha spinto a diffondersi della fiducia. E tuttavia speriamo di discutere con i relatori che parteciperanno alla seconda parte di questo pomeriggio, alla tavola rotonda, attorno a cui si articola appunto la seconda parte della giornata, la società civile esprime ancora oggi funzione che si
sperimentarono negli anni 90. Oggi dunque apriamo il confronto con gli esponenti di organizzazioni che sono impegnati oggi nel promuovere iniziative transnazionali per capire questo presente e futuro dell'attivismo civico nella politica internazionale. Perché nonostante il clima attuale, nei fatti la politica estera oggi passa al vaglio delle opinioni pubbliche molto più che in passato nei paesi democratici. Oggi la società civile svolge effettivamente, bene o male, le sue funzioni di controllo. E come si vede, l'esperienza delle relazioni transnazionali sta ampliandosi nelle relazioni tra territori, almeno per quello che riguarda la dimensione europea. Abbiamo quindi tanti temi di cui parlare, sia nell'analisi del progresso che